15 euro. Quello fa male sulle 5-5. Sì, sono le 5. Vabbè, non c'è nessuno collegato. Va bene, allora signori, qui siamo all'ultimo incontro, perché avendo saltato dicembre, questo è il quinto, però di fatto diventa l'ultimo. Quindi vi riepilogo un po' quanto detto, il riassunto, come lo chiamo io, delle puntate precedenti. Dopodiché io spero che voi abbiate delle aspettative. Come va a finire, no? E quindi vedere se c'è una qualche conclusione che giustifica tutto il percorso. Questa è un po' l'idea. Quindi dire che la vita è relazione vuol dire immaginare che effettivamente l'aspetto fondativo del mondo dei viventi è la relazione. Voi potete pensare il mondo dei viventi fatto di cose, fatto di entità distinte, e questo è l'atteggiamento scientifico, la decomponibilità del vivente, fatto di. Se arrivate lì, l'approccio scientifico attuale è riduzionista. Spiega, ma non significa. Significare vuol dire, giustificare il significato vuol dire dar conto delle relazioni. Questo è fondamentale. Allora, le relazioni sono, come nell'approccio biosemiotico, mediato dal segno. Cioè i viventi si caratterizzano per il fatto che comunicano, agiscono, comunicano e interagiscono tramite il segno. Cos'è il segno? Lo vedremo meglio oggi perché dobbiamo parlare di cognizione. Nella scienza, ogni volta che voi avete una relazione, la mediazione è il segnale. Tutta la prima metà del Novecento è stata fondata sulla concezione cosiddetta comportamentista. L'animale è l'equivalente di una macchina, funziona, non so cosa c'è dentro, ma lo posso conoscere in quella che chiamano la relazione o l'interazione input-output, cioè ingresso-uscita, lo stimolo, segnale, e vedo come reagisce. Questo è l'approccio. Quindi è totalmente riduzionista. Chi c'è dentro quella macchina non mi interessa, non mi riguarda. Allora, se portate quell'atteggiamento alle conseguenze e arrivate a spiegare l'uomo, la battuta è la coscienza è un epifenomeno. Cioè, in altre parole, non la devo spiegare, è qualcosa che ognuno di voi crede di avere, ma in realtà scientificamente non è aggredibile. Poi le cose nel tempo sono cambiate e la cosa buffa è che attualmente con l'approccio riduzionistico si tenta di spiegare anche la coscienza. E quindi si fa l'elettroencefalogramma, si fa la risonanza magnetica funzionale, si fanno tutte queste cose. Ma il problema qual è? È una terza persona che guarda voi e vi deve chiedere per forza, ma quando è venuto quel segnale lì? Cosa stavi facendo, cosa stavi pensando, cosa stava accadendo, capite? E quindi rimane questo enorme divario tra ciò che è sperimentabile e ciò che è esperibile. Cioè l'esperienza è sempre soggettiva, lo sperimentabile è sempre in terza persona, cioè dal di fuori. Quindi questi sono i termini, buonasera. I termini del problema. Allora, se ricordate, con questa inquadratura qui abbiamo guardato il vivente in termini gerarchici, cioè a livelli di organizzazione diversa, e siamo partiti dal dominio molecolare a quello cellulare, l'ultima volta a quello intercellulare. Oggi, diciamo, il più elevato è il cognitivo, cioè in altre parole, se abbiamo costruito qualcosa di biologico che chiamiamo vivo, adesso si pone il problema come questo interagisce con l'ambiente che gli è esterno. Giusto? Questo è l'approccio.
Allora, la cognizione, quindi è questo livello più alto che vogliamo guardare, è da distinguere. La cosa che a me affascina veramente è l'idea che si distingue una cosiddetta cognizione basale e una cognizione invece incorporata. E quindi dobbiamo vedere la differenza tra le due. Pensate da dove veniamo noi in termini educativi, in termini culturali. Noi abbiamo la presunzione, Linneo ha classificato l'Homo sapiens come primate. Noi siamo primati. E poi dice, diciamo, noi siamo cugini delle scimmie, ma questo ci offende moltissimo, no? Quindi c'è un salto, no, beh, lasciatevelo dire, nel corso della storia il povero Darwin, il vescovo, gli chiese, ma senti, se deriviamo dalle scimmie, in famiglia tua c'è entrata da parte di tuo padre o da parte di tua madre? E che voleva dire, ditemi se non è offensiva la cosa. Quindi ce n'è voluto molto di tempo. Quindi cosa vuol dire interpretare le cose in quei termini? Che l'uomo è stato voluto, creato da Dio, è il padrone, è il dominante della creazione, tutto il resto è al suo servizio. E l'uomo è stato messo così sul piedistallo e tutta la storia recente ha dimostrato quanto è cascato da quello, quanto è dovuto scendere gradino dopo gradino, fino ad arrivare a Freud, l'ultimo step che ha dovuto fare per scendere. Freud ha detto: guarda, anche la tua coscienza è in buona parte inconscia. Quindi siamo arrivati lì. Va bene? Invece, affrontare la cognizione in questa transizione basale incorporata vuol dire soprattutto stabilire una continuità dalla prima cellula fino all'ultimo uomo. Cioè, quindi non c'è un salto qualitativo che giustifichi io sono di più, tutto il resto è di meno. Anzi, è una continuità totale, storica, quindi difficile da dimostrare, ma assolutamente sostenibile, integrabile nella cultura. Bene? Allora, perché si guarda la cellula come un'entità? In un certo senso, la cellula è definita come l'unità morfofunzionale del fenomeno vivente. E qui la riprendiamo in considerazione come elemento basale, cioè, in altre parole, in grado di interagire con l'ambiente esterno. Quindi è un soggetto, è questo che voglio dire. Tutto il resto, dire come si diceva nel comportamentismo di primo Novecento, l'animale è una macchina perché risponde al rapporto input-output, non è più vero, è sostenibile invece che anche una cellula è un soggetto in quanto agisce, è in un ambiente nel quale agisce. Il problema qual è? Una cellula in quale ambiente agisce? Perché se io stabilisco questa continuità, a me è stato chiesto, ma allora una cellula è cosciente? Cascano le braccia, no? Come fai a dire che è cosciente? Perché se dite così, allora dite, ecco perché l'uomo è cosciente, perché tutte le cellule sono coscienti. Ed è un'altra fandonia, insomma, non è assolutamente sostenibile. Anzi, il vero problema è di stabilire come un insieme di cellule inconsce, alla fin fine danno un cervello cosciente. Non so se riesco a spiegarmi, c'è una obiettiva difficoltà sia che lo vogliate negare, sia che lo vogliate invece giustificare. Quindi il problema, se ricordate, quando abbiamo parlato della membrana, la membrana dei canali ionici ha una differenza di potenziale interno e esterno, crea un campo elettromagnetico. Tutte queste sono varianti che consentono alla cellula, fra virgolette, di scegliere. In qualunque posizione si trovi, non è lì determinata, non è una macchinetta messa lì, è un essere vivente in grado di rispondere a tutti gli stimoli esterni e conseguentemente di agire. Agire vuol dire scegliere quale azione poter fare. Non è banale quello, capito?
Va bene, se allora va d'accordo così, vedete in questa figura qui, questo diagramma qui soprattutto, in termini di cognizione si va dall'ameba fino allo scimpanzé. È una questione di continuità e di differenze di ordine quantitativo, non qualitativo. Non ci sono salti. Questo è, dal mio punto di vista, è fantastico. Significa che se noi siamo gli ultimi ad essere apparsi sulla Terra, significa che noi godiamo di tutti i vantaggi che la vita si è guadagnata strada facendo. Io volevo intenzionalmente scandalizzare anche i miei studenti quando dicevo che nei denti ci sono espressi i geni che per la prima volta sono stati scoperti in Drosophila. La drosofila è il moscerino della frutta e nell'opinione pubblica è obiettivamente difficile immaginare che ci sta a fare un gene che nella drosofila si è manifestato per la prima volta, lo chiamano wingless perché crea delle mosche senza ali. E poi io me lo ritrovo nei denti dei nostri pazienti quando vanno dal dentista. È chiaro che è difficile immaginarselo, però se stabilite tutta una continuità non potete identificare un gene con una sola funzione. È come se io dicessi una parola ha necessariamente solo un significato. Il linguaggio e il progresso, l'evoluzione dei linguaggi è legata alla risoluzione delle loro ambiguità. Tutte le parole sono contesto dipendente, quindi sono ambigue a meno che non le riferiate a certi contesti. E quindi il progresso lo vedete proprio nella risoluzione di queste ambiguità. Va bene? Sì, se posso fare un'osservazione. A proposito di questo discorso del genere della drosofila e dell'invece, cioè, io ricordo un'affermazione di qualche biologo, da qualche parte, che dice, insomma, che poi, in fondo di mondo, la natura, come dire, utilizza quello che ha a sì, disposizione. assolutamente. Quindi, se a un certo punto la natura ha a disposizione un genere, poi dopo cerca di usarlo, cioè Sì. cerca e quindi lo userà in tutti i contesti possibili fino a sviluppare anche forme diverse, a Sì, è sviluppare quindi bellissimo. questo concetto della natura, insomma, è un po' pigra in questo senso, No, no, cioè è. nel senso che se io ce l'ho una cosa, insomma, prima di tutto cerco di usarla, insomma. Sì, la formula con la quale si dice questo è la natura lavora sul disponibile, non sul necessario. Sì. Cosa vuol dire questo? Se la traducete in termini pratici, vuol dire questo. Se io fossi ingegnere, ogni volta di fronte a un nuovo programma dovrei fare un progetto. Bene, il progetto, noi non ci rendiamo conto quanto l'informazione costa più dell'energia. Cioè, quanta energia costa il progetto in termini di informazione. Per cui lavorare sul disponibile in un certo senso vuol dire avvalersi di un'informazione già realizzata, utilizzando magari anche un eccesso di energia, perché l'energia è altamente disponibile. Il problema è saperla canalizzare e quindi significa avere un condizionamento in termini di informazione, canalizzarla verso un obiettivo, capito? Allora, vediamo adesso di trovare le parole giuste per dire questo qui, che obiettivamente non è facile da capire, però ditemi voi se è comprensibile. Quando la volta scorsa abbiamo parlato del dominio dello sviluppo, ci siamo occupati non di singole cellule, ma come le cellule si aggregano. Cioè hanno delle adesioni tra di loro, hanno dei canali di comunicazione, hanno dei segnali che si scambiano. Quindi, se ricordate, quando si è visto lo sviluppo di un embrione, qui
ne vedete un po' un movimento, vedete cosa significa? Ci sono gruppi di cellule che si aggregano e rispetto ad altre cellule si muovono come un tutt'uno. Quindi ci sono spostamenti e questo è fondamentale per capire come tutti noi, lo dicevo anche agli studenti, anch'io ho avuto la soddisfazione nella mia vita di essere una sola cellula. Tutti noi abbiamo avuto origine da un uovo fecondato. Quell'uovo fecondato si chiama zigote. Da quello sono venute fuori miliardi di cellule, tutte uguali dal punto di vista del DNA che contengono. Tutte diverse, ci sono 200 tipi più o meno cellulari diversi, a seconda di quale informazione di quel DNA viene espressa in ogni tipo cellulare diverso. D'accordo? Quando c'è una successione di alcuni anche la forza dei denti codici. Sì? Disdigotti, parti genitali, da una stessa cellula. E la differenza è sostanziale, perché c'è una proiezione di una stessa cellula in due individui diversi che non sono monozigoti. Ha capito quello che voglio dire? Noi non si può rappresentare una unicità personale. Dal punto di vista biochimico ciò avviene, ma quando ci sono delle duplicazioni del mio io, l'interrogativo è qual è l'io, io e il rapporto all'altro. Dunque, allora, parliamo anche qui di io adesso. Qui non si possono fare questi salti qui, perché se io rispondo a quella domanda cercando di spiegare che relazione c'è fra due cellule in termini di identità, io vuol dire identità, è come se dicessi perché sono io, perché il DNA mi determina. Non lo posso dire. Io sono la mia storia. Quindi un embrione che si divide e genera due aggregati cellulari uguali dal punto di vista del DNA crea due persone diverse perché destinate ad avere storie diverse. Quello diventa un io. Se io vado a ritroso e vado a trovare l'identità in termini di un'informazione originale, ho perso il concetto della storia. Forse vi torno. No, sto elaborando la sua sintesi. Cioè, se vado a ritroso e tutto lo giustifico in termini di meccanismi, sono al di fuori della ricerca del significato. Il significato lo trovo in ciò che faccio. Non in ciò che sono costretto a fare perché sono determinato. Perlomeno qui siamo in questa chiave qui. No, è molto bello fare queste domande qui, perché intanto che io chiacchiero, voi state lì passivi a dire a darmi sempre ragione, non, anzi io avrei auspicato fin dall'inizio molte interruzioni, molte domande, eccetera, eccetera. Ho bisogno di rendermi conto se quel che dico alla fine ci credo anch'io o meno. Se vi convinco, alla fine ci credo anch'io, come i buoni preti dal pulpito. Grazie. No. Allora, per farvi capire qual è il concetto di una cognizione legata alle cellule, e quindi si parla di morfogenesi, come le cellule si comportano in un embrione. Dicevo, dovete pensare che tutte hanno la stessa informazione, ma ognuna di queste informazioni ne realizza solo parte e quindi diventa diversa a seconda di quale parte di questa informazione, quali geni di fatto esprime. Allora, eccolo qui. Vedete questi qui sono in un certo senso epiteli e vedete, non è un caso che molte volte queste cellule tendono ad avere la forma esagono.
si modificano fino a che trovano un loro equilibrio. E allora c'è qualcosa di meraviglioso nella letteratura degli ultimi tempi, degli ultimi anni, e in cui un biologo dello sviluppo di Boston, Michael Levine, un fisico del Dipartimento di Neurologia di Londra, fisico che lavora in neurologia, una filosofa australiana live, si mettono insieme e riescono a elaborare questo, vedete, il principio dell'energia libera, Free Energy Principle. E io ve lo devo spiegare solo con una metafora, tanto per farci capire. Immaginate, voi siete venuti qui e ci sono dei posti disponibili. Immagino che teoricamente ognuno di voi si poteva sedere dove voleva. Giusto? Quindi, se io dico che tutte le cellule hanno la stessa informazione, significa che relativamente alla posizione che occupano, la possono occupare qualunque posizione. Però poi di fatto si va a vedere che ci sono cellule specifiche per ogni posizione che vengono a assumere. Anzi, quando si trovano in drosophila dei mutanti è perché hanno occupato posizioni diverse da quelle che avrebbero occupato in condizioni normali. Addirittura in drosophila si contano i pesci, si vanno a vedere dove si spostano, eccetera, eccetera, come si distribuiscono su una certa superficie. Ed è un'informazione fondamentale per capire la genetica. Allora, se voi siete seduti lì e ognuno di voi è felice della posizione che è, abbiamo raggiunto l'equilibrio. Però supponete che qualcuno lì ci sia seduto male, per le ragioni più diverse, perché non ci vede bene, non ci sente bene, perché la sedia è scomoda. Allora cosa succede? Tenderà a spostarsi. Incomincerà a diventare un elemento di disturbo. Io ho bisogno di andare in un posto migliore. Allora vedete che c'è una discrepanza fra dove sono, percepisco la posizione, ma mi alimenta il desiderio di cambiarlo. L'ho detto tutto, questo è il principio dell'energia libera. Significa che tutte le cellule hanno la stessa informazione, cioè sono in grado di percepire quale posizione, qualunque essa sia, percepiscono. Ma ci sono. Ci sarà sempre una discrepanza tra dove sono e dove potrebbero essere, questo è il divario tra l'energia che dispongono e l'energia che devono spendere per rendersi stabili. Quando questa discrepanza è ridotta al minimo, è raggiunto l'equilibrio. Tutti sono felici perché nessuno protesta. Vi sembrerà banale, però è con questo principio che in un certo senso si spiega come in un movimento morfogenetico le cellule raggiungono il loro equilibrio. A quel punto l'entropia è ridotta al minimo. Non so se vi torna la discrepanza fra dove vorrei andare e dove sono, dove vorrei andare coincide con il posto dove sono, mi rende felice, tra virgolette, nel senso rende quella cellula stabile nel posto dov'è. L'energia libera, il concetto, diciamo, termodinamico è dato dalla somma di due componenti, no? Il contenuto entalpico, cioè Sì. quant'è proprio l'energia del sistema, cioè diciamo la temperatura del sistema, e il contenuto entropico, cioè quanto questo sistema è in uno stato di equilibrio oppure quanto ha in sé, diciamo, un potenziale di cambiamento, no? Di Bravo, bravissimo, induzione bravissimo. di una Bravissimo, è proprio mutazione. così. E Quindi quindi com'è questi due distribuita? fattori, Sì. e la posizione di equilibrio è quella che minimizza l'energia libera, quindi Sì. ma quando si rompe questo equilibrio, si può indurre le cellule dell'organismo che compone queste cellule sono deputate a comporre,
patologie anche gravi, perché le malattie sorgono quando non c'è più un equilibrio. Ora è chiaro che se io fumo a più non posso, mi espongo a dei danni che queste cellule, almeno per quello i medici mi ha detto, non sono più in grado di parare. Però ci sono delle mutagenesi ignote, come le placche amiloidi che frantumano, che interrompono la conducibilità dei neuroni, e quello mi lascia Sì, lo so. non Allora, capire. anche questa domanda va inquadrata perché in questo contesto o l'agente è esterno e quindi si va in una patologia legata alla microbiologia, all'eziologia legata ai virus, eccetera, eccetera. In questo caso quello che ci interessa, quindi a prescindere da tutti i fattori esterni, è l'equilibrio. Quindi semmai varia la capacità della cellula di rispondere. Forse riesco. Quindi non, se tutte le cellule, come se ognuno di voi è felice nel posto dove è, non avrà mai voglia di cambiare posto. Così le cellule sono lì, fin tanto che hanno ridotto al minimo questa discrepanza. Non andrei più in là. Se vi interessa invece sapere, per esempio, come una cellula cancerosa alla fine si sveglia e dice: io però qui non ci voglio più stare. La cosa interessante è quando questo avviene, perché avviene? Perché si sottrae al controllo sociale. E quindi perde il contesto di riferimento. Ecco perché allora l'energia che ha gli serve a cambiare posto. Una cellula cancerosa è quella, fa così, una cellula tumorale cambia posto, perché disconosce il contesto sociale nel quale si trova. Quindi questo, se vi interessa, se ne può parlare poi di più, diciamo. Allora, non so se siete d'accordo sul fatto che legittimamente si può parlare di cognizione basale, prendendo la cellula come unità del fenomeno vivente e vederla in un certo senso inserita in un contesto che è quello fatto dell'insieme di cellule. Ognuno trova una posizione. Quindi una volta che l'ha trovata, qual è la mobilità? In un certo senso zero, a meno che voi non guardiate i tessuti dove l'intercellulare è fluido, vedi sangue, eccetera, eccetera, le cellule sostanzialmente sono stabili. Quello che dico ovviamente si riferisce alla fase adulta, dovete immaginare che da quel benedetto zigote alla fase adulta c'è tutta una transizione che presuppone un'infinità di fenomeni di sviluppo e di controllo dei movimenti. Pensate a un osso che cresce, è qualcosa di meraviglioso vederlo nel come modifica la forma e le funzioni delle cellule nel corso del loro differenziamento. Va bene, se poi c'è qualcosa di più da dire, lo possiamo dire nella discussione. Quello che dovrebbe interessarvi di più è il salto che fa, che la storia ha fatto dalla cognizione basale intesa come l'abbiamo detta fino adesso all'incognizione incorporata. Cioè c'è una fase in cui l'insieme di cellule, quindi la multicellularità, finalmente ha dato origine a un organismo. L'organismo è ancora un insieme di cellule, ma è dotato di strumenti, per esempio gli arti, che gli consentono di agire nel mondo, di interagire con gli oggetti del mondo. E quindi ecco perché diventa cognitivo, perché interagendo, prima di tutto, vede gli effetti del suo agire, li subisce gli effetti del suo agire. Ecco perché si parla adesso di cognizione incorporata. Capite, se noi veniamo fuori da questa visione, si parte dal presupposto che io esisto di già come organismo e poi mi domando: e come faccio a essere cosciente? C'ho un cervello,
mi fa vedere quello che faccio e quello che vedo e così via. Non ha senso parlare così. Il discorso vero è di dire in che misura tutto quello che posso conoscere dipende dal me, dall'essere corpo, dall'essere, in inglese si dice embodied, cioè inserito in un organismo che ha una sua capacità di agire. E questo è fondamentale. Questo organismo a questo punto diventa un individuo, talmente coeso da essere individuo, cosa vuol dire? Indivisibile. Gli prendete una parte, la parte non fa nulla. Quell'individuo, a seconda di quale parte gli togliete, non è più un individuo. Ce l'ho capito. Nel passaggio da unicellulare a pluricellulare, cioè quindi da cellula a organo, c'è un salto proprio di tipo Perché lo contestualizza in maniera diversa. perché diciamo, la cellula è capace di una condizione basale, cioè di una condizione che ha praticamente lei interna. Mentre Va l'organo vista, interna sì. vuol Sì, dire però tutti i legami che abbiamo visto la volta scorsa, di adesione, di interazione a distanza, eccetera, eccetera, ne crea una comunità. certo. Però l'organo, la differenza con l'organo è che l'organo stabilisce delle relazioni con l'esterno. Andando all'esterno, l'organo, per quello è incorporata la condizione, perché prende dall'esterno delle cognizioni e le porta dentro, cioè in questo senso, cioè, Cioè, o cognizione diventa la relazione di per sé. Poi questo qui E questo può essere via via a livelli di complessità crescente, superiori, per così come assolutamente, gli organi assolutamente sì. possono andare. Anche qui, ora ne parliamo, dobbiamo vedere la difficoltà. Se io dicessi, lì c'è un'informazione, perché io sto cercando di demolire tutti quei concetti che fanno parte ormai di un'opinione acquisita e presuppone che cosa? Che l'informazione preesista, che io sia in grado di elaborarla e elaborandola rispondo. Ecco, io lo voglio confutare questo modo di pensare. Voglio dire che non esiste informazione, non preesiste. L'informazione si crea nel momento in cui interagisco. Sì, certo. L'informazione è necessariamente legata all'esperienza. Poi sono io che elaboro gli effetti della mia interazione con l'ambiente. Un corpo caldo di per sé non è l'informazione della temperatura esterna. Se io tocco il corpo caldo, a quel punto ho l'informazione e la porto dentro di me, cioè, in modo superficiale. Le dita e poi le elaboro magari anche con la testa e dico vabbè allora mi scopro, mi tolgo qualcosa Sì, ma o... come vedi, questo modo di dire percepisco, poi elaboro, è tipico della macchina. La macchina fa così e noi applichiamo al vivente questa concezione. No, l'informazione si crea nel momento in cui, cioè, viene data nel momento in cui tocchiamo, cioè Sì, è questo, altrimenti c'è l'immediatezza. In non questo esiste prima. sto cercando di dire anche la psicologia dove va. La psicologia, che è questa disciplina che poverina si è sforzata di tutto e per tutto per essere scientifica. Allora, per essere scientifica si è avvalsa di tutti gli strumenti della scienza. Quindi elaboriamo un progetto, facciamo un esperimento, valutiamolo statisticamente, eccetera, eccetera. Ed è quello che dicevo prima, l'approccio in terza persona. Oggi come oggi c'è il tentativo di fondere tutte queste cose in una concezione e viene riscoperta la fenomenologia, l'immediatezza della percezione. E tutto ciò che possiamo dire in termini di informazione fa parte della elaborazione che facciamo a posteriori, una volta che la percezione è avvenuta. Quindi il vivente va visto nella immediatezza della sua interazione con l'ambiente.
Ora cercherò di farvelo vedere, capito? Perché è qui che diventa fondamentale se questi discorsi servono a qualcosa o meno, d'accordo? Qui è un questa qui ve la presento come tavolo solo riassuntivo. Siccome stiamo parliamo di cellule, di embrioni e di animali, di organismi, il rischio è di confondere i termini. Evoluzione è un cambiamento a carico delle specie. A me fanno ridere quelle, l'età evolutiva dei bambini, no? Il pediatra lo chiama età. Un modo sbagliato di riferirsi, quella è l'età dello sviluppo, non è dell'evolutivo. L'evoluzione è un fenomeno specifico, cosa vuol dire? Non cambiano gli individui, cambiano le specie, cioè le frequenze geniche all'interno della specie. Vi sembrerà banale, ma è così. Quindi le scale temporali sono profondamente diverse. Lo sviluppo è invece tipico di un organismo, quindi lui cambia nel corso del tempo e cambia come individuo, e infine le cellule sì che cambiano, ma né sviluppano né evolvono, si differenziano. Vi sembrerà una cosa banale, ma se chiariamo questo qui, significa che sono livelli di cambiamento a scale di complessità diverse. Allora, qui è solo per dirvi che con la cognizione non devo intendere la rappresentazione, cos'è? Non è l'interno che rappresenta l'esterno, né viceversa. Né in computazione, nel senso che l'uno è l'elaborazione dell'altro. Eccolo qui, la cognizione è una forma di comportamento incorporato in grado di mantenere traccia dell'ambiente esplorato e di reagire agli effetti derivanti dal proprio agire cambiando il proprio comportamento. Questo nell'immediatezza della percezione. Lo ribadisco. Sì, andiamo. Noi veniamo da questa tradizione qui. Queste stesse tematiche, la cognizione che vogliamo trattare oggi, storicamente, è stata risolta in uno di questi due modi. Poi, se io sono una macchina, allora come faccio a spiegare le funzioni cognitive, la coscienza? Sono dualista, le immagino materia e spirito come separate, distinte, e a posteriori devo immaginarmi come le due cose, le due sostanze, le due res, direbbe Cartesio, interagiscono. Oppure nego lo spirito, e c'è chi sostiene che ciò che chiamo spirito, anima, eccetera, altro non sia che una funzione della materia, del cervello, e allora sono un monista, ma ho scoperto che ci sono anche monisti che ritengono che la materia emerge dallo spirito. Oggi che si parla di meccanica quantistica, la tendenza è far prevalere il mondo genericamente definito dell'energia, dello spirito, eccetera, eccetera, e trovate anche concezioni di quel tipo lì. Ecco, fin tanto che siamo nell'uno o nell'altro, siamo fuori dalla concezione di cui vorrei convincervi io. Cioè, è solo guardando la relazione. Relazione vuol dire che i due interagenti, nessuno dei due interagenti esisterebbe se non fossero parte della relazione. Cioè la relazione che giustifica il loro coesistere. È obiettivamente difficile. Gregory Bateson ci ha speso una vita a convincere che fondativa del mondo vivente è la relazione. Perché le cose si vedono, le relazioni tra le cose non si vedono. Allora, ecco, io vi propongo un modo diverso di guardare i termini relativi di relazione, come parlare anima e corpo, spirito e materia e così via. E questo è bellissimo a mio modo di vedere. Corpo vivente e corpo vissuto. Sono sempre io, sono io e me. Il me è vissuto, io sono il vivente.
Io sono colui che conosce, me è il conosciuto. Bene, pensateci. Allora, il confine stavolta dove va? Dentro fuori diventa ambiguo, perché è il dentro che va fuori e il fuori che va dentro. Von Foster, che era un biologo della prima cibernetica, poi è stato assunto da Hofmeyer, ha proposto, questa figura la conoscete, si chiama il nastro di Möbius, e vedete, è un nastro, voi lo potete prendere, poi lo invertite, congiungete le estremità e percorrete una superficie e scoprite che quello che in una certa porzione è fuori, poi lo percorrete, va dentro e viceversa. Il confine diventa ambiguo. Ecco la meraviglia di parlare di come salto da quella basale a quella incorporata, come cognizione che quella basale è vincolata ad un contesto, tiene lì ferme le cellule. Qui è l'interazione, è talmente libera che consente all'ente, al vivente, di interagire liberamente con l'ambiente. Il dentro diventa fuori, il fuori diventa dentro. E quindi consente di imparare, di cambiare imparando. Allora guardate. Questo va benissimo, cioè che per imparare, diciamo, il fuori deve entrare dentro. Cioè è questo che sembra. Ma io volevo venire fuori da quello che prima dicevi, cioè non è che viene dentro nel senso che io sto lì ora e lo elaboro, voglio venire fuori da questo schema. Questo dentro fuori vuol dire che è nell'immediatezza della percezione, in quanto io sono dotato di questa capacità sensitiva, sensoriale, che mi approprio di quello che sta fuori. Guardate il telefonino sta diventando una protesi mentale e io sto delegando a lui quelle che fino a ieri erano facoltà che possedevo dentro, ero costretto a ricordarmi. Ora non c'ho più, sono liberato, ma ho delegato quelle funzioni fuori di me. E quindi lì ne vedremo dei pericoli e degli effetti. Allora, non esiste informazione. E nella concezione di Gregory Bateson, l'informazione è definita in questo modo. La differenza che fa la differenza. Ditemi voi se non è meraviglioso. Cosa vuol dire la differenza che fa la differenza? Vuol dire che fuori c'è una differenza, ma fa la differenza perché io sono in grado di riconoscerla dentro fuori. Ma ci possono essere delle differenze fuori che se io non le riconosco, per me non sono differenze e quindi non c'è informazione. Questo vuol dire l'immediatezza della percezione. Capite? Non si può dire c'è un'informazione, allora io la elaboro per... No, buona parte delle cose che ci sono fuori nemmeno le vedo. Cosa vuol dire venire all'Unitre e fare un po' di cultura? Rendermi conto di più cose. Se vedo... vedo la differenza fuori che per me diventa significativa perché per me è una differenza. Però qualche differenza si può percepire anche inconsciamente. Come caldo, freddo. Quello è sensoriale. Ah, quindi. Gli odori dell'erba, delle piante, questo è sensoriale. Okay. Sensoriale. La differenza qual è? Cosa mi può dire? Se ha imparato a riconoscere un odore, mi potrà dire l'altro giorno o l'altra settimana c'era un odore diverso. Quindi cosa vuol dire? Che ha immagazzinato un'esperienza, sì, e l'ha categorizzata, si dice, e oggi ne percepisce la differenza perché sente che è diverso da come è. Quindi no, qui veniamo fuori, questa è cognizione, nel senso che ciò che ha sentito l'ha elaborato.
è la differenza che ha fatto la differenza. Alla differenza. Stavo elaborando questa mia riflessione. Come presenza di essere vivente, l'essere umano, a differenza di altri esseri, chiamiamo un atipo, un uccellino, fa evolutivamente con quella l'atto completo è veramente pollice opponibile su tutto. E stavo pensando che quando ha avuto la percezione che questo atto potesse permettergli funzioni che altrimenti altri non possono, non so, scagliare un sasso un orso lontano, perdersi la capacità visiva o sensitiva, però il suo cervello ha elaborato attraverso un atto a migliorare la propria evoluzione, a far sì che possa costruire, fare. Volevo esprimere Sì, questo concetto. ci siamo proprio qui, siamo in questa fase qui. Elaborare è la fase successiva. Qui c'è da dire in che misura, con la disponibilità di un corpo, stiamo parlando di cognizione incorporata, si può esplorare l'ambiente. Allora, queste diapositive, queste tre figure, cosa dicono? C'ho il pollice opponibile, quindi io posso interagire con gli oggetti in modo abbastanza ben articolato. Poi vedete, sono due mani. Posso percepire non l'interazione soggetto-oggetto, ma intersoggettiva. E poi guardate bello, faccio questo qui, cosa sto scoprendo? Il mio confine. Sto scoprendo il mio confine, cosa significa? In un certo senso, io me. Non è meraviglioso? Allora, se facciamo un salto, guardate, bellissimo questo libro qui, Touching and Being Touched, vuol dire toccare ed essere toccati. Questo è io me. Questo è il vivente vissuto. E pensatelo nella fase del bambino, il neonato, non ha il confine. Quando il bambino fa così, sta semplicemente esplorando il possibile, lo spazio disponibile. D'accordo? Quando incontra se stesso, allora percepisce un confine e man mano che lo esplora definisce questo confine. E quindi se arriverà, si può arrivare alla conclusione, esisto, sono io, perché mi percepisco. Non so se ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di autocrinia, una cellula che emette una molecola ed ha il recettore per ricevere la stessa molecola, definisce un confine. Vedete, la mia illusione è quella di dire c'è tutta una continuità. Cambia ovviamente il livello di complessità, ma c'è una continuità dal primo vivente, dello intendo la cellula, come soggetto, fino con livelli di complessizzazione crescente, arrivare a un organismo il quale interagisce con l'ambiente nella stessa misura in cui una cellula interagisce con l'intercellulare. Io queste cose, vi dico, le trovo meravigliose perché veramente c'è una letteratura che finalmente porta la concezione storica, umanistica, filosofica a coincidere, a combinarsi con l'interpretazione scientifica. Non c'è più l'uomo macchina, il vivente macchina che va smontato, va visto come soggetto, non più come oggetto da esplorare. Guardate per esempio questo qui, singing è intraducibile, però se lo volete vorrebbe dire cosare. Thing è una cosa, thinking diventa il verbo relativo.
Questo signore qui, l'ho scoperto di recente, Mala Puris, sapete cosa fa di professione? È un archeologo. L'archeologia è arrivata a livello cognitivo e cosa riguarda, ho letto un po' di suoi lavori, è qualcosa di meraviglioso. Cioè, avete presente tutti gli artefatti, gli archeologi trovano gli artefatti di gli antichi egiziani, dell'uomo primitivo e così, nelle caverne, eccetera, eccetera, sono stati interpretati come che cosa? Prodotti, chiamateli pure artistici, dell'uomo che. E quindi se lo interpretate così è. C'è un atto intenzionale, si traduce in termini operativi, questo è l'artefatto costruito. Allora io, come interpretazione dell'evento storico, faccio come dire. Mi immagino tutto il percorso dall'uomo primitivo fino a me e così via. E io, come voi, immagino, abbiamo sempre vissuto di rendita di questa concezione qui. Quello che sta emergendo, a me sembra una vera e propria meraviglia, è l'idea che non lo devo vedere come un prodotto della sua ingenuità, ingenuità nel senso genialità. Ma lo devo vedere come le esperienze che lui ha dovuto fare per imparare cosa poter fare. Questo è bellissimo, cioè questo qui è bellissimo, tra l'altro è bellissimo come approccio anche all'arte, Infatti, cioè perché l'arte proprio diventa di per sé creativa nel lato in esatto, cui scopro cosa posso fare. ciò che posso fare e diventa fondamentale, cioè proprio l'esperienza delle mani, no? Cioè quello che la mano è in grado di fare e che Infatti. solo diventa fare questa cosa qui. Quindi, come dire, se io guardo un quadro di Piero della Francesca, posso allontanare tutte le teorie neoplatoniche, tutte queste cose qui, cioè, e dire, ma Piero della Francesca si mette lì con le sue mani e guarda cosa gli viene, cioè Infatti. gli vengono queste cose. Infatti. Cioè, quindi c'è proprio un approccio, io sono molto d'accordo su questa cosa qua, perché diciamo, ho sempre trovato difficoltà ad aderire a una visione che prevedeva che tutto fosse già stato, come Infatti. dire, elaborato dall'inizio e io semplicemente applico le cose. Perché poi tu ti devi trovare, insomma, quando fai il buco nel muro, tu parti col trapano, ma poi dopo l'esperienza del buco che ti dice come il buco riesci, non è che a Assolutamente. priori il Sì, buco è sì. venuto bene, cioè Sì. è vero, Certo. ecco, questa, Ora, questo quindi in questo discorso. senso è proprio la Sì, relazione. questo discorso, spalmatelo nel tempo e guardatelo nella sua sviluppo temporale, storico, cosa significa questo? Significa che per ogni passo che faccio diventa esso stesso selettivo, cioè imparare vuol dire io ci sarà una fase iniziale in cui esploro tutto, il fattibile, e molte delle cose che faccio le subisco come effetti negativi e poi dirò a posteriori, non avrei dovuto farlo, no? Sarebbe stato meglio per me di non farlo piuttosto che farlo, ma intanto ho imparato e imparare cosa non fare è già di per sé significativo. Quindi quello che voglio dire è che ogni volta che faccio un intervento definisce un contesto che è selettivo nei confronti delle mie capacità di operare. Se guardate la storia così, ne derivate un'immagine totalmente diversa. Molto bene. Io non sono quello che voglio essere, io sono quello che posso essere, anzi ancora meglio, sono quello che è potuto divenire. Tutti i filosofi nella storia della filosofia, essere o non essere. Quindi andiamo via le biblioteche No, per e dire, ricominciamo da capo. confrontatevi quando venne a Castiglioncello Emanuele Severino, lui tutto sull'essere e a priori esclude il divenire, perché tutto preesiste. Io, scusate, sono dell'opinione esattamente opposta. Tutto diviene nel senso che tutto è instabile e noi viviamo in quanto ci contrapponiamo al decadimento entropico. Tutto diviene come stabilità acquisita.
non da mantenere. Fa parte della filosofia greca, importante di morto. Appunto. Allora, signori, se voi siete d'accordo su questa impostazione, il mondo vi apparirà diverso. E vi dovete immaginare di come potrebbe essere il mondo se noi fossimo dotati di capacità sensoriali diverse. C'è un famoso ricerca fatta da Thomas Nagel, What is like to be a bat? Che significa che cosa significherebbe se fossi un pipistrello. E il pipistrello l'ha scelto, non l'ha scelto a caso perché ha una sensibilità talmente diversa da noi che veramente per lui il mondo è diverso. Ma vedete, io vi riporto per caso lo stesso atto, senza nel discorso che facevo prima, no? Che guardate che queste arti qui hanno tutti le stesse ossa e quindi potreste dire hanno tutti gli stessi geni, ma sono espressi in maniera diversa. L'arto di un cane vede il mondo come corribile. L'ala di un uccello, e ha esattamente le stesse ossa, è volabile. La pinna, questa è di una balena, è nuotabile. E infine, per noi, il mondo è manipolabile. Cioè, allora, capite dove siamo arrivati? Diventa cognizione tutto ciò che è relazione con il mondo è diverso a seconda di quale apparato sensomotorio io dispongo. Ma se ci entro in relazione, significa che il mio stesso modo di interagire cambia man mano che io ne faccio uso. Però la domanda è, ma il mondo esiste? Cioè, è la relazione che noi stabiliamo col mondo Sì. che ci dà la nostra visione del mondo. Sì, ma io e il mondo coevolviamo. Il mondo non mi preesiste. Sì, trovo che ci sono mondi diversi. Il mondo della balena o del cane è diverso dal mio, perché la relazione che c'è con il mondo sono diverse. Perfetto, un più sul registro. E infatti, guarda, l'ho saltato, ti ringrazio, ma l'avrei dovuto dire. Quando si pensa ambiente, il termine riconosciuto nel contesto, diciamo così, della biologia naturalistica è quello di habitat, no? E si riferisce all'ambiente fisico abitato da specie diverse. E poi potete immaginare che ogni specie abbia un apparato motosensoriale diverso. Bene, nel contesto della biosemiotica non esiste l'habitat, esiste l'Umwelt, che è esattamente la stessa parola, solo che è in tedesco, solo che ha un significato totalmente diverso, perché l'Umwelt è l'ambiente percepito dalle sensibilità diverse dei diversi organismi. Il cosa significa in pratica? Significa che il topo e il dinosauro che sono coesistiti nello stesso habitat vedevano umwelt diversi perché l'uno era omotermo, l'altro eterotermo e il topo poteva mangiare di notte e il dinosauro non lo poteva. Quindi significa che in termini di competizione, nell'habitat si immagina la competizione per le stesse risorse da parte di specie diverse. Qui umwelt risolve la competizione perché fa vedere a specie diverse mondi diversi. Quindi, Riccardo, è proprio quello che Però, a dicevo. questo punto però diventa anche difficile il capirsi da mondi diversi. Certo, non per nulla, una specie ha delle barriere con le altre specie. E il fatto che possano interagire, allora si passa a una relazione di competizione, di collaborazione, di simbiosi e così via. Diventa un gradino ulteriore ancora nel processo di complessizzazione. No, ogni specie vivente in rapporto all'habitat,
quale si è evoluto, ha elaborato delle strategie per affermare la propria presenza. Sì. Mi viene in mente la rana che temperature artiche ha elaborato un fluido antigelo praticamente uguale a quelli che si butta nella mano, oppure l'orso e il grizzly che vanno in letargo quando non c'è più sufficienza. E qui l'habitat è stato determinante perché ha suffragato scelte che altrimenti non sarebbero avvenute. Sì, no, suggerisco di non parlare in questi termini, perché se si dice che l'habitat è determinante, significa che l'uno induce l'altro a. No, anche. No, vorrei trasferire l'idea di relazione. Relazione vuol dire che coevolvono insieme, quindi cambia l'ambiente nella misura in cui cambia, è cambiato o cambia insieme all'organismo che lo ospita. E l'organismo si chiama Baldwin effect. L'effetto Baldwin definisce questo, che una volta che un organismo cambia l'ambiente, cambia i criteri con cui lo stesso ambiente lo sta selezionando. Ritorno. Capito? Quindi vedere il mondo in termini di relazione vuol dire togliere a ognuno dei due interagenti un valore determinante. Quindi qui chi diventa determinante è la relazione in quanto tale. So, non è facile da intuire, eh? Allora, in questa diapositiva vi sto mettendo a confronto, come fa Friston, la cognizione basale con quella incorporata. Potete notare lo schema è lo stesso. C'è un mondo esterno, solo che in quella basale è l'ambiente intercellulare, quello diventa vincolante ai fini della posizione, e di qua invece c'è un ambiente esterno e il confine diventa ambiguo con dentro fuori che in un certo senso si alternano o si compensano l'un l'altro. Qui c'è a monte, io non so. La stessa interpretazione matematica, perché Friston tira fuori tutte le formule, guardate lì, qui io mi trovo un po' handicappato, non le so interpretare, ma è veramente affascinante. Si chiamano anche sistemi di Blanket, eccetera, eccetera. Lì non so andare oltre, però trovo già di per sé affascinante che ci sia lo stesso schema interpretativo. Sia per in quanto vedo la cellula in rapporto al contesto con il quale interagisce, che il cervello in quanto interagisce con l'ambiente esterno, visto l'apparato sensoriale di cui dispone. Qui però bisogna fare un'osservazione che fa l'inverso, perché la natura è scritta in termini matematici. E quindi Sì, qui allora infatti. faccio la faccio supplente, il portavoce, però è un verso Il l'avrebbe vecchio l'avrebbe detto, ispirandosi a Galileo, che tutto è scritto giustamente in matematica. Sì, va bene, diciamo così. Va bene. Quindi io direi in termini, è un linguaggio che diventa accessibile in questi modi. La cosa affascinante è che parlando di cognizione, non so se siete resi conto, che quando il confine diventa ambiguo, in un certo senso da spaziale diventa temporale. Cioè nell'esperienza voi non state soltanto confrontando la differenza che fa la differenza, non è fra oggetti simultanei, ma diventa anche fra esperienze dilazionate in tempi diversi, Un primo e fra un prima e un un dopo. E allora, ora per non tediarvi troppo, ecco, la vera cognizione è quando vi rapportate al mondo in termini di temporalità e di disponibilità. Qui diventa affascinante, diventa sempre più complesso. Non so se volete andare avanti. Sì.
volete, vogliamo fare un intervallo, non so, ditemi voi e poi tiriamo delle conclusioni. Perché qui ditemi voi, siete annoiati, siete compromessi delle facoltà. Si va avanti? Magari in overflow, no? Non in overflow. Dammi un termine, così noi ci troviamo. Si può fare? Se riuscite a sopportarlo, a sopportarmi. Va bene. Allora, qui viene fuori tutto ciò che di psicologico c'è, diciamo, che è un fascino incredibile, come un corpo dotato di un apparato sensomotorio che gli consente di agire nell'ambiente, di riflettere, imparare sugli effetti che in esso induce e quindi di reagire, più che agire, con l'ambiente vengono fuori degli aspetti fantastici. Qui c'è un signore, si chiama Gibson, che è uno psicologo, che ha inventato il termine affordance. To afford in inglese vorrebbe dire consentirsi, permettersi di fare. Quindi è oggettivato, è sostantivato il verbo e diventa un affordance. Se ci pensate bene, tutti gli oggetti che ci circondano vi presentano delle affordance. Cioè sono disponibili a interagirci in un certo modo. Guardate per esempio un interruttore così, abbiamo la mano manipolabile, vediamo il mondo manipolabile, ma voi quest'indice non lo buttate in su, lo buttate in giù. La tazza non la prendete così, la prendete dalla parte del manico. Lo stesso una porta, un push-pull, push vuol dire spingere, pull vuol dire tirare, voi non vi mettete alla rovescia a spingere laddove c'è un manico, dove c'è il manico voi tirate. Quindi vedete che c'è sempre un'interazione che in un certo senso è direzionale, in relazione a cosa? Alle affordance che voi riconoscete. E mi ricordo 3 o 4 anni fa un altro psicologo, Pickering, coniò questa frase: affordance sono segni. Riconosco il segno e io la realtà la interpreto, quindi la realtà non è quello che è, ma come io la interpreto in base alle differenze che vedo. Fra parentesi, vi potrà interessare che il professor Rizzolati, so se ne avete mai sentito parlare, è colui che ha scoperto i cosiddetti neuroni specchio. Questa parola l'avete sentito. So se sapete la storia, se volete in un attimo ve la dico. Rizzolati è un allievo di Pisa, viene fuori dall'Istituto di Fisiologia di Pisa, dove c'era il grande professor Moruzzi, a Parma, lui è andato lì come ordinario, e hanno scoperto i neuroni specchio come? Bene, registravano dal cervello di una scimmia, registravano vuol dire cioè aveva degli elettrodi impiantati, nell'area corticale premotoria, quindi frontale, non mi ricordo se destra o sinistra, quindi c'è un esperimento, si fanno le registrazioni, si mostrano alla scimmia diversi oggetti, eccetera, eccetera, e si vede come l'area si comporta in termini di quanti e quali spikes presenta e così via. Intervallo, finisce l'esperimento, i ricercatori vanno laggiù in fondo, la scimmia rimane qui, c'erano delle noccioline lì sul banco, la scimmia rimane lì, non so in che stato era, ma doveva essere ancora di veglia, ma le sue noccioline erano lontane e le stavano mangiando gli sperimentatori. Con sorpresa di tutti, la registrazione nell'area premotoria del cervello della scimmia dalle stesse spikes, cioè le stesse registrazioni, sia che veda mangiare le noccioline, sia che le mangi. Questo è affascinante. Cioè, in altre parole, c'è la stessa, l'hanno chiamati neuroni specchio perché riflettono la situazione,
di condivisione, quindi di empatia. Io reagisco nello stesso modo, sia che faccia o che veda fare la stessa azione. E allora mi ricordo, Rizzolati fece un seminario a Pisa, ed è lì per la prima volta che sentì parlare di affordance, e disse questa cosa estremamente interessante. Se nei confronti della scimmia si prendeva la tazza così, implicava, io sto bevendo, la scimmia vuole bere, reagisce, cioè l'area premotoria dà un segnale di condivisione empatica. Lo prendo così, implica, non è che lo voglio bere, lo sto semplicemente spostando e quindi non sono emotivamente coinvolto, non mi sento empatico nei confronti di questa azione e quindi tutto inizia e finisce. Non è fantastico. Cioè, se lo sposto così è uno spostamento, non è collegato al vento, Sì, nel senso riguarda può te, essere un no? sasso, Sì, può è un essere fatto qualcosa. tuo, non mi riguarda, ma invece lo bevi e magari vorrei bere anch'io e mi sento veramente coinvolto. Come si vede qualcuno che vaniglia, Sì, è infatti, è si tipico, è tipico. Sì, trasmette. sì, sì, sì. E non mi dite che è cosciente, nel senso che ci ho pensato, ora lo faccio anch'io. Quindi non c'è informazione, tutto è nella fenomenologia dell'immediato. Ecco, in questo senso le affordances sono segni. Allora, ecco, io vorrei finire, se è vero quello che ho detto, che il confine, vista la sua ambiguità, da spaziale diventa temporale a livello cognitivo, noi abbiamo a che fare con concetti come la previsione, la predizione, oppure l'anticipazione. Sono tutte parole, secondo voi hanno tutte lo stesso significato? Ecco, c'è qualcosa di veramente affascinante. Qui, quant'è ora? Sì, 4 anni fa, devo dire, abbiamo fatto questo lavoro. C'è in psicologia un approccio che chiamano biopsicosociale. Ed dà un significato perché voi capite, se io lo vedo nel termine rapporto medico-paziente, psicoterapeuta-paziente, eccetera, eccetera, devo considerare tutti i livelli a cui questa relazione può realizzarsi. Il biologico, quindi teniamo conto di come sta bene, è in salute. Psicologico, evidentemente, per quello che sente in termini di stabilità caratteriale e così via. Sociale, per dove è inserito. Famiglia, società e così via. Quindi vanno considerati tutti questi aspetti. Se questa gerarchia biopsicosociale la proiettate in termini temporali, vi rendete conto la differenza che intercorre tra predizione e anticipazione. La scienza tenta di essere predittiva. Ogni volta che fa un progetto, deve in un certo senso garantirvi la durata, l'affidabilità di ciò che è realizzato in termini di tempo. Qual è l'approccio che si può fare per dare un fondamento alle nostre previsioni? Quindi, se è replicabile, io come faccio a valutare tutti i progetti che sono stati realizzati in precedenza? Li valuto probabilisticamente. Più alta è la probabilità di successo, maggiore è l'affidabilità. No? Quindi la scienza ragiona in questi termini, guarda il mondo degli oggetti e guarda il mondo degli oggetti in termini probabilistici. La predizione è un affidamento alla probabilità. Non so se siete d'accordo. E allora vedete, io l'ho messa, qui c'è questo qui nel colore, questo qui segna un confine fra ciò che in un certo senso semiosi vuol dire mediato dal segno, mediato dalla interpretazione. L'interpretazione sono tutti
accessi condivisibili in termini di condivisione di valori, di previsioni, eccetera, eccetera. Qui ci sono invece dei meccanismi che appartengono alla nostra Costituzione, appartengono a me, non a io. È parte della mia Costituzione motosensoriale, tutto l'apparato di cui la vita mi ha dato la possibilità di disporre. Bene. E allora la cosa affascinante è che mentre il mondo degli oggetti, per creare un'affidabilità, si fonda sulla previsione e quindi a sua volta sulla probabilità, il mondo dei soggetti si fonda sulla anticipazione. E cos'è l'anticipazione? Non è una previsione, è la disponibilità a. Vi porto un esempio perché mi rendo conto per primo che i discorsi rischiano di diventare fumosi e incomprensibili. Voi volete sapere se domani piove, se portare o meno l'ombrello. Quindi io devo guardare le previsioni del tempo e quindi sulla base di quello che mi dicono, che mi diranno l'affidabilità è del 70-80%, io decido a quel punto se portare l'ombrello. Confido nel fatto che su tanti casi, su tante giornate in cui faccio la stessa aspettativa, buona parte mi va bene, però devo sapere che ci va anche male. A volte porto l'ombrello e non mi serve a niente, a volte non lo porto e dico che l'avrei dovuto portare. Questi sono i rischi che corro affidandomi alla prevedibilità, basandola di nuovo, lo ripeto, sulla probabilità. Parliamo l'anticipazione. Se si riferisce non all'oggetto ma al soggetto, io ragiono così. L'ombrello me lo porto comunque. Poi se piove lo uso. Se non piove non lo apro nemmeno. E voi dite, qual è la differenza? La differenza è che nella previsione mi aspetto di cambiare il mondo, o di prevedere come il mondo sia cambiato. Di qua, io che mi porto l'ombrello, sono cambiato io. Ho trovato l'ombrello per me in più, non è un problema, io lo porto comunque e mi apro al mondo in termini di disponibilità. Qualunque cosa accada, è comunque accessibile, accettabile. So se percepite la differenza. Allora, questo vuol dire, da una parte, la prevedibilità mi fa pretendere un mondo spiegato e tutti i conflitti che io vedo, ora crisi climatica, cioè, guardate bene, sono lì nell'attendibilità delle nostre spiegazioni. E troverete sicuramente delle persone che vi negheranno questo. Hanno negato il Covid, negano le crisi climatiche, perché c'è questo margine. E se io sono più legato ai miei abiti mentali che non alla mia apertura verso le spiegazioni. Coltiviamo il mondo invece dell'anticipazione. La mia disponibilità mi porta a percepire il valore perché io sono aperto al mondo. Comunque esso sia, io sono disponibile. Ora non vi voglio convertire, qui non siamo ma vorrei farvi capire la profonda differenza che sta nel percepire un mondo spiegato o un mondo significato. Il mondo diventa. A miei tempi, quando ero ragazzo, si diceva: ma i valori non esistono. È verissimo, se non ci credi, non esistono. Credere è la condizione indispensabile perché tu possa accedere alla percezione del valore. Il valore non emerge da una spiegazione. Il valore lo ritrovi nella tua esperienza, nel momento in cui sei aperto al mondo, disponibile e sei lì a cercare di comprenderlo, non di spiegarlo. Va bene, signori? Allora, finisco con questa diapositiva qui, che è di Saul Steinberg, ed è presa da questo libro di Tillich, Verso l'assoluto, In Search of Absolute. Io la trovo fantastica.
Ora cerco di spiegarla. È lo stesso uomo che a specchio l'uno affronta l'altro, va bene? Ma come vedete, questo signore a tratto continuo tiene una sfera punteggiata, bene? Di là, esattamente il suo complementare, diventato punteggiato lui, e la sfera è diventata. Allora, come lo posso interpretare? Secondo me quest'uomo è fantastico, perché in un disegno così, senza nemmeno una parola, non c'è la leggenda a questa figura, è messa lì in un contesto. Ma cosa mi vuol dire? Io soggetto, mi riferisco a questo signore qui, alla vostra sinistra, è vero, la vostra sinistra. Questo signore qui guarda il mondo come mondo degli oggetti e lo decompone. Il punteggiato vuol dire ne guardo i dettagli, più fini sono, più piccoli sono e più conosco. Bene, qual è il risultato? Finisce che io mi guardo negli stessi termini. Sono un insieme di oggetti. Sono fatto di, fintanto che io arrivo alla conclusione di dire sono fatto di, mi sono spiegato, ma non ho capito niente, perché questo essere fatto di non significa nulla per me. Il mio suggerimento è di riguardare questo io, non questo me, ma questo io, di guardarlo nella storia del divenire. Io sono colui che in questa storia è divenuto. Cioè, quello definito, diciamo, nel senso che è compiuto così, mentre l'altro è uno che non è compiuto, quindi da un certo punto di vista è indefinito. Cioè, perché è aperto Cioè, io vedo il a confronto, qualunque esperienza. questa sfera qui, che sarebbe, quindi prendiamo questo punto di partenza. Io, soggetto, mi prendo come condizione primitiva. Io esisto indipendentemente dal mondo nel quale sono e conosco il mondo perché lo esploro, lo riduco, lo decompongo e trovo gli elementi ultimi di cui è costituito. Quando mi rivolgo a me stesso, se applico la stessa strategia, mi trovo composto delle stesse cose. Mi sono spiegato. Ho spiegato benissimo me, ma ho perso io. Perché io sono, quando tutti questi punti sono insieme e fanno una linea continua. E quella è la mia storia. Non sono le cose di cui sono fatto. Quando la gente dice è scritto nel mio DNA, eccetera, eccetera, c'è una famosa frase di Michel Morgan, che è un filosofo, biologo, è carinissima, me ne sono appropriato. Noi non siamo i geni, ma siamo i geni che abbiamo usato. E mi sembra una cosa banale, no? C'è una bella differenza. I geni che ho sono quelli che mi sono stati dati, ma dipende come io li ho utilizzati. E questo vuol dire tante cose, vuol dire come la vita mi consente di esprimerli e poi trasferito a livello culturale come io ho utilizzato le mie capacità cognitive per interagire con il mondo. Io direi qui. Grazie. Questo qui la ringrazio per questa bellissima lezione. Ah, è un piacere, quindi ti vorrei dare più tempo No, per... Sì. io non voglio parte tecnica, nel senso che se io sono l'ente definito, non riesco a interpretare le cose, ma se io invece sono e capisco che sono fatto
combattere tanti pezzi che sono dalle cellule del cervello, riesco a capire il mondo. Sì, ma devo capire che nel momento in cui io mi spiego negli stessi termini in cui spiego il mondo, non mi sono spiegato. Cioè, mi sono spiegato, ma non mi sono significato. Ah, grazie, bellissimo. Così si fa self-made. Buono, è vero. No, 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 no